Siamo in compagnia di Edoardo Baldi. Edo, un vero peccato l'agganciamento. Cosa è successo esattamente? È successo che il rombo di cannone è venuto giù di poco, però ci siamo toccati le ruote e ci siamo agganciati. Peccato perché il cavallo aveva ancora tanto da spendere. L'impressione è che stesse andando benissimo, Edo. Sì, aveva voglia di andare perché tirava e io aspettavo solo di trovare la destra libera. Purtroppo poi è andata a finire come sappiamo. Ci sono stati provvedimenti della giuria? No, provvedimenti no, infatti ho discusso anche un po' col presidente, che conosco da una vita, e gli ho detto: se succede un agganciamento la colpa è di qualcuno, o di quello all'esterno che viene giù, o è mia che lo vada a cercare. Non si può non prendere provvedimenti quando succede un agganciamento simile. Ecco. Infatti i provvedimenti non sono stati presi. Dove sarebbe arrivato Sonny Edoardo a corsa regolare? Ma sai, è difficile da dire, però io penso che sicuramente nei primi tre, poi se avesse vinto o meno non lo so, però quando lui è così arriva sempre forte, per cui c'era solo da trovare la destra libera, sicuramente avrebbe fatto un bel arrivo. Adesso per il cavallo si prospetta un po' di riposo? Sì, l'idea era quella, oggi, perché le ultime corse sembrava un filino stanco, oggi no, oggi mi è sembrato un cavallo con tanta voglia di andare. Dobbiamo anche vedere il programma futuro, perché ci sono molti ippodromi chiusi, quindi da una parte sarebbe meglio lasciarlo a riposo, perché lasciarlo in allenamento e poi non trova la corsa da fare sarebbe lavoro sprecato, per cui ci guardiamo intorno, guardiamo un po' il programma e poi se non ha cose da fare nel giro di 2 settimane allora meglio metterlo a riposo e correre magari quando ci sono i podromi aperti come Bologna, Follonica, Padova, perché ora sono tutti chiusi e il podromo più vicino aperto a noi, alla Toscana, oltre a Firenze, è Roma o Milano, per cui insomma penso ci sia da valutare bene la cosa. Edo, per quanto possa valere, ai nostri complimenti perché hai presentato un cavallo davvero al top e questo insomma è un tuo merito e di tutto il tuo team, per cui grazie per la disponibilità e complimenti perché Sonny oggi era veramente al top. Sì, grazie a voi. Quando succede così con cavallo al top la rabbia è doppia. Perché sai che potevi fare un buon risultato e poi invece è svanito tutto. Grazie ancora, Edo. Grazie a voi.